che qui comunque nel Final Fantasy classico devo dire essere abbastanza figa in realtà. Però nel remake secondo me l'hanno resa stupenda. Cioè nel remake la parte del World Market probabilmente è la mia parte preferita. Almeno ora lo posso dire senza dubbio. Questo posto è pericoloso, specialmente per una ragazza. Dobbiamo trovare Tifa in fretta, disse lei che se ne andò così, totalmente a caso. La prima cosa da sottolineare è il fatto che se noi, ovviamente, volessimo tornare indietro, lo possiamo fare. Quindi diciamo che il farming che ho fatto io, o per meglio dire, se io voglio andare, diciamo, in questa zona, vedete? Cioè, noi possiamo tecnicamente tornare indietro. Almeno fino a questa zona ci possiamo tornare sicuro. E come potete vedere, se voleste in un qualche modo farmare, lo potete fare. Ok? Io ho farmato prima semplicemente per una questione di semplificazione della trama. Perché così posso concentrarmi direttamente su Wall Market senza dover fare avanti e indietro. Perché altrimenti la cosa più logica tecnicamente da fare sarebbe andare al negozio d'armi, comprare la staffa per Aerith e poi andare a farmare. Non ne ho avuto bisogno, perché sinceramente non ce n'è bisogno. Si può farmare tranquillamente anche senza, per cui possiamo dedicarci tranquillamente alla risoluzione della trama. La prima cosa da fare, ovviamente, verrebbe da esplorare praticamente, cioè la prima volta che tu giochi a Final Fantasy VII e ti ritrovi una zona con tutte ste porte rosse, è proprio quella da dire: oh mio Dio, io qua adesso mi perdo. Posso andare davvero ovunque e mi perdo. Mentre in realtà ci sono delle cose specifiche e ci sono delle cose precise da dover fare per essere, diciamo, perfetti, tra virgolette. Ovviamente, come potete vedere, qui ci sono diversi negozi che si possono sfruttare. E praticamente quello più importante sarà questo, ovvero il machine gun, dove, per chi ovviamente non l'avesse capito, è il negozio d'armi. Quindi qui tecnicamente cosa si potrebbe fare? Comprare l'asta di Mithril, per quanto riguarda ovviamente la nostra Aerith, e poi dedicarsi al farming. Se volete farlo in una maniera più semplice, ok? Però potete farlo anche prima, cioè non c'è bisogno di essere così maniacali in questo, ok? Noi ovviamente la compreremo, perché dobbiamo avere tutte le armi del gioco per essere completi nella maniera più corretta possibile per quanto riguarda una perfect run. Nocche metalliche che compriamo per Tifa. Il fucile d'assalto lo possediamo già. E poi addirittura abbiamo le bande di titanio che sono quelle che già possediamo. E addirittura il bracciale di Mithril. Bracciale di Mithril e ne compriamo 4. Ciao Michael. La cosa più importante da fare in questo caso è equipaggiare effettivamente il bracciale di Mithril. Bracciale di Mithril che non solo migliora le statistiche, ma permette di avere anche due materie collegate. I collegamenti con le materie sono fondamentali per lo sviluppo delle materie, ma soprattutto per le combo che si possono fare con le materie. Asta di Mithril è anche per lei, in questo caso, il bracciale di Mithril. Ora, come potete vedere, abbiamo diversi slot addirittura con i collegamenti. Questa è una cosa molto importante che ci servirà in futuro. Per il momento lasciamola così e dopo vi spiegherò anche perché saranno importanti avere i collegamenti con le materie, anche se già un qualche cosa lo potete intuire. Allora, una volta andati al negozio di armi, iniziamo a districarci all'interno del Wall Market, che ovviamente, come interpretato qui su Final Fantasy VII, è uno dei luoghi più caotici che si possa avere nella prima parte di Final Fantasy VII. Bisogna fare determinati passaggi e bisogna fare determinate cose per essere perfetti. E ovviamente ve le dirò tutte. Cominciamo col parlare con il tizio che troviamo qui. Non riesco proprio a decidermi. Di cosa sto parlando? Non farmelo dire ad alta voce. Parlo del locale qui in fondo. Quale locale qui in fondo? Esatto, un locale che sembra essere particolare, con queste luci soffuse, questi cuori, queste
queste api che ballonzolano, non lo so. Vediamo che cosa ci porta in questo luogo. Per prima cosa troviamo qui una vecchia conoscenza. Troviamo qui una vecchia conoscenza. Niente poco di meno che Johnny, ovvero il ragazzo che avevamo incontrato nel settore 7. Bellissimo richiamo al fatto che alcuni personaggi abbiano dei nomi propri e quindi sono stati caratterizzati per essere parte integrante della storia, ok? Cielo, entrare o non entrare? Ah, so essere così poetico in momenti come questi. Basta, mi arrendo. Oh, cosa? Anche tu qui? Ecco, e qui ovviamente rispondiamo, non mettermi al tuo livello. Ecco, vedi, ci ho pensato e ripensato, e ho deciso che questo posto sarebbe stato il mio ultimo ricordo di Midgar. Ma quello laggiù mi spaventa. Ovviamente, per quello laggiù, si riferisce a questo. E sta prendendo a calci praticamente le insegne. Ehi, idiota, che diavolo vuoi? Non vedi che sono occupato? Sparisci, o saranno dolori. Vedete, e mi prende a calci anche a me, tra l'altro. E mi ha preso letteralmente a calci. Non funzionerà mai, non arriverò da nessuna parte così. Non con questo lavoro e questo stipendio. È fuori dalla mia portata. Questo è un soldato, tra l'altro. Cioè, un soldato che vuole entrare in questo locale. Il dolce miele... No, il dolce miele l'hanno tradotto. Perché il nome del locale l'avete tradotto? Il dolce miele. Questa non la sapevo, ragazzi. Non pensavo avessero tradotto anche il dolce miele. Il nome originale è Honeybee. Quindi miele e ape, no? Honeybee. Però che l'avessero tradotto dolce miele non pensavo. Vabbè. Non lo leggerò dolce miele. Palesemente non lo leggerò dolce miele. L'Honeybee è un club riservato. Sono spiacente, ma devi andartene. E parliamo con questo tizio, infine. Benvenuto! Anche un perdente come te... Puoi incontrare la ragazza dei propri sogni qui, all'Honeybee. Sei in cerca di una ragazza? Ecco, e qui otteniamo le prime informazioni. Ehi, sei ben informato. Tifa è la nostra ultima arrivata. Ma ti dice male, sta facendo un colloquio al momento. Qui all'Honeybee è tradizione che tutte le nuove ragazze facciano prima visita alla villa di Don Corneo. Don Corneo è un famoso scapolone ed anche un gran donnaiolo. Ma ora ha deciso di sistemarsi ed è in cerca di una moglie. Tan tan, lampadina. Quindi dobbiamo andare a cercare questo Don Corneo o Don Corneo. C'è sempre stata una diatriba sul fatto del pronunciare Corneo o Corneo. Tecnicamente il nome dovrebbe fare riferimento alla cornea, ovvero all'occhio. Perché? Perché giustamente lui aveva buon occhio per le ragazze, quindi tecnicamente noi dovremmo chiamarlo Corneo e non Corneo. Però vabbè, alla fine si può chiamare in un modo o nell'altro. Non è importante questo. A questo punto andiamo alla villa del Don per cercare di avere informazioni per quanto riguarda Tifa. Voilà. A questo punto parliamo col tizio. Questa è la residenza di Don Corneo, l'uomo più potente... Vabbè, chiamiamolo Corneo per convenzione comune, dai. Questa è la residenza di Don Corneo, l'uomo più potente del mercato murato. Stammi a sentire, al Don non piacciono gli uomini, quindi... Oh, mica male la ragazza con te. Ehi, perché tu non entri e vai a conoscere il Don? Ecco, quella scappa subito, palesemente. Ah, e così questa è la villa del Don. Andrò a dare un'occhiata. Dirò a Tifa che ti trovi qui. No! Perché no? Questo posto... lo sai, no? Allora cosa vorresti fare? Entrare con me? Sono un uomo io. Se irrompessi là dentro, alzeremo un gran polverone. Ecco, già Aerith parte con la risata malvagia. D'altro canto, non posso nemmeno lasciare che tu vada da sola. Però... Prima dovremmo assicurarci che Tifa stia bene.
Ecco, quella se la sta sghignazzando in una maniera allucinante. Che hai da ridere, Aerith? Cloud, perché non ti travesti da donna? È l'unico modo, mi dispiace. Che cosa? Puoi aspettare un attimo? Vado a chiamare una mia amica carina. Aerith, non funzionerà mai. Sei preoccupato per Tifano? Forza allora, dobbiamo sbrigarci. Ed ecco che qui parte praticamente una delle side quest, o per meglio dire, una delle quest, perché fondamentalmente fa parte della trama principale del gioco, più divertente barra imbarazzante della storia dei videogiochi, probabilmente. A questo punto la cosa più conveniente da fare, se non l'avete ancora fatto, è andare a comprare le armi. Io ovviamente le armi le ho già comprate per risparmiare uno step. Quindi la cosa che dobbiamo andare a fare adesso è iniziare ad esplorare la zona. Iniziamo ad esplorare la zona perché è importante capire effettivamente cosa dobbiamo fare. Quindi qui abbiamo un ristorante, ok? Un ristorante barra una locanda, chiamatela come volete. Qui abbiamo il negozio di armi. Quindi cerchiamo di fare una mappa mentale per capire dove dobbiamo andare e il perché dobbiamo andare in queste zone. Poi qui abbiamo una palestra, almeno quella che sembra essere una palestra, e poi nel momento in cui ci entriamo effettivamente è una palestra. Tra l'altro, piccola curiosità, il kanji che c'è scritto sopra significa uomo. Quindi noi tecnicamente stiamo leggendo là sopra l'insegna uomo, uomo, uomo. Così, giusto per piccole curiosità che vi do, piccole perle che vi do all'interno di questa run. Successivamente scendiamo. E abbiamo un altro locale, che questo non sappiamo effettivamente che cosa sia, quindi possiamo entrare. E questo già sembra essere un negozio di vestiti, quindi interessante. Poi, qui abbiamo la possibilità di poter entrare. Tra l'altro, nel momento in cui entriamo, possiamo notare, ecco, benvenuto, si sieda pure dove preferisce. Ecco, e qui invece noi per il momento non dobbiamo andare, quindi usciamo. Poi qui cosa c'è? Un'altra zona dove non abbiamo praticamente nulla da vedere, sembra un bazar, sembra una sorta di emporio, quasi. E poi qui sotto abbiamo una farmacia, che tra l'altro è intuibile del fatto che il tappeto sia una pillola, e poi il kanji, che c'è scritto invece là sopra, significa medicina. Quindi il fatto che noi leggiamo medicina ci sta ad indicare il fatto che quella è una farmacia. Qui abbiamo palesemente l'insegna item, quindi negozi oggetti, e qui invece abbiamo la locanda. Quindi questa qua sarà praticamente la locanda. Perfetto. E poi abbiamo l'Honey Bee da quel lato e uscire dalla città dall'altro. Una volta fatto questo, ovviamente andiamo prima di tutto al negozio di vestiti. E sblocchiamo il dialogo con il figlio. Mi scusi, vorrei un vestito per favore. Ci vorrà un po' di tempo, le va bene lo stesso? Qual è il problema? Ecco, mio padre è un po' in crisi ultimamente, ed è lui il sarto. E dov'è suo padre ora? Probabilmente sarà al bar ad ubriacarsi. Quindi sta dicendo che senza suo padre lei non può farmi il vestito? Temo che sia così. Siamo in una situazione difficile. Ah? Un momento, signorina, e se mi aiutasse a riportarlo qui? Perché no? In fondo, se non faccio nulla, non avrò il mio vestito, giusto? Veramente? Sarebbe fantastico se riuscisse a convincere quel vecchio pazzo. Io non so più che fare con lui. D'accordo, d'accordo, farò del mio meglio. Andiamo, Cloud. Ok, quindi che cosa sappiamo? Che il padre è andato al bar e noi già sappiamo benissimo dove è il bar, perché grazie all'esplorazione che abbiamo fatto prima, sappiamo dove si trova il bar. Quindi saliamo e dirigiamoci verso il bar. Il bar ovviamente ha tante piccole sottotrame da dover ovviamente leggere tra le righe. La prima in particolare è questa. Un tizio che praticamente si sta pisciando barra cagando addosso, fondamentalmente. Ehi, ti prego, fai qualcosa. C'è una tipa chiusa in bagno da un pezzo ormai. Io non ce la faccio più. E qui ovviamente la porta, ecco. Vedete la donna che praticamente sta vomitando. Oh, che stai facendo? Non aprire, dannazione!
Ok, e quindi abbiamo capito che c'è una donna che sta vomitando e che quindi sta male. Per quanto riguarda il punteggio massimo di Cloud, che sarà lo stesso punteggio che otterremo per permettere a Don Corneo di far scegliere Cloud. Allora, qui parliamo. Esatto. Ok. Allora, lo farà? Sì, come lo vorresti. Allora, qualcosa di soffice, che tecnicamente dovrebbe essere morbido, tradotto originariamente, e che risplenda. Perfetto. A questo punto possiamo tornare indietro. Torniamo indietro perché, se avete fatto le scelte giuste, e non come le ho fatte prima io, dovremmo ottenere il vestito di seta. Ok. Oh, veste di seta, perfetto. La veste di seta, come vi stavo dicendo prima, è l'abito migliore per fare colpo su Corneo, perché il vestito di seta, in confronto a quello di raso che abbiamo ottenuto prima, darà 5 punti, che è il massimo per ogni oggetto. Ok, a questo punto proviamo l'abito. Come si indossa questo coso? Wow, che diavolo fai? Ancora non va bene. Una parrucca, ecco cosa manca. Già, immaginavo sarebbe servita. Quindi ho parlato con un mio amico. Conoscete la palestra con la scritta uomo, uomo, uomo di fuori? Che tra l'altro questa è una cosa che hanno aggiunto perché non mi ricordo. Cioè non mi ricordavo avessero messo appunto questa frase. Troverete un sacco di persone con il suo stesso hobby là dentro. Provate a parlare con loro. E forse era maschio, maschio, maschio che avevano messo, una cosa del genere. Con lo stesso hobby? Aerith, che cosa hai raccontato a quel tipo? Tra l'altro, ragazzi, notate che Final Fantasy VII è un gioco che è uscito prima degli anni 2000. Stiamo parlando il periodo che passa comunque dal anni 96, 97, 98. Che sono comunque quegli anni dove praticamente il tema dell'omosessualità, o in generale il tema dei gusti sessuali, non era come oggi. Cioè adesso il politicamente corretto e tutte le battaglie che ci sono state hanno portato a quasi una sorta di leggerezza nei confronti del trascorso per quanto riguarda l'omosessualità. Ma a quei tempi, comunque, in generale, già parlare degli anni 90 di omosessualità era molto più pesante rispetto adesso, anche perché eravamo nello stesso periodo in cui è praticamente scoppiato il boom dei casi dell'AIDS, dove praticamente è stata scoperta, che anche se già è stata scoperta tanti anni prima, ma dove praticamente ormai anche la malattia dell'AIDS era diversa rispetto a come praticamente veniva trattata un tempo. Anche perché, per chi non lo sapesse, l'AIDS fondamentalmente veniva attribuita soltanto praticamente agli omosessuali. Quindi abbiamo il periodo storico che passa precedentemente dagli anni 80, dove si aveva il maggiore boom di contagi e soprattutto si aveva il maggiore tasso di di colpevolizzazione quasi nei confronti degli omosessuali, fino ad arrivare praticamente agli anni 90, dove già questa cosa si era sgrezzata o comunque si era un attimo anche ridimensionata nell'universo, ma che comunque aveva dei particolari insediamenti, chiamiamoli così, di quelli che erano convinti che effettivamente gli omosessuali avevano in un modo o nell'altro diffuso la malattia dell'AIDS e che quindi anche nelle ripercussioni delle coppie etero si aveva la possibilità poi di aver mischiato il tutto, perché poi c'era chi non era omosessuale e non lo dichiarava, eccetera eccetera, e quindi si è venuto a creare un piccolo polpettone di idee e anche cose che non c'entrano assolutamente nulla. Ma ovviamente il fatto di trattare un argomento del genere all'interno di un gioco come quello di Final Fantasy è comunque una grande responsabilità da parte soprattutto di Square Enix, soprattutto in questi anni, dove comunque non era più un tabù, ma si aveva sempre il timore di essere giudicati e si aveva sempre il timore di uscire allo scoperto, soprattutto in tematiche profonde come questa. E qui invece viene trattata in maniera anche un po' scherzosa, anche in maniera quasi leggera, no? Ed è divertente se ci pensiamo
ai giorni di adesso, ai giorni d'oggi, dove ormai si fa quasi una condanna al contrario, se vogliamo dirla tutta. Che importa? Siamo riusciti ad ottenere il vestito che ci serviva. Sì, ok, a posto. E adesso possiamo uscire. A questo punto la cosa da fare è andare appunto nella palestra. Quindi andare praticamente a prendere questa parrucca dagli amici del nostro Sarto. Eccoci qua. Dobbiamo parlare esattamente con questa persona, che sembra essere in tutto e per tutto una donna. Sei tu quello che vuole diventare carino? Carino? Esatto. Ma ci serve una parrucca. Sì, ho saputo, ma dovrai guadagnartela. Fratellone, dovrà dimostrare di esserne degno prima. Esatto. Fratellone, tra l'altro. E dovrai dimostrarlo in una sfida contro di noi. Proprio così. Ti sfidiamo a chi fa più piegamenti sulle gambe. Vedrai, ti butteremo fuori da questa palestra. Un attimo, tu saresti un uomo... Cloud! Eh? Cosa? Qui semplicemente tutti mi chiamano fratellone. Comunque, non ha importanza. Cioè, Cloud stava palesemente dicendo, ma tu sei un uomo? Ed Aerith l'ha bloccato, no? Ha evitato questa figura, diciamo, in generale. Forza, vieni qui. Ecco qua. Ti spiegherò le regole. Dalla posizione di partenza premi, ecco, cambia per piegarti, poi annulla per rialzarti e infine conferma per tornare nella posizione di partenza. Ora, tecnicamente, se i tasti non sono cambiati, la combinazione dovrebbe essere quadrato, X e cerchio. Ora, non so se io ho cambiato effettivamente X con cerchio, me la valuta con quadrato, cerchio e X. Boh, io proverò la prima combinazione, la seconda vedremo. Tra l'altro, esatto, i piegamenti sulle gambe sono fondamentalmente il marchio di fabbrica di Zack. Se vi ricordate bene, chi ha giocato Crisis Core o in generale ha avuto la possibilità di vedere Zack in giro per il mondo di Final Fantasy o in giro il mondo dei videogiochi RPG in generale, saprà che Zack era famosissimo per riscaldarsi e per fare i famosissimi piegamenti sulle gambe. Quindi anche questa è una piccola citazione a quello che abbiamo già visto per quanto riguarda su Crisis Core e anche i capitoli di Final Fantasy. Insomma, devi premere cambia nulla e conferma, in quest'ordine. Hai afferrato? Sì. Allora, se riuscirai a fare più piegamenti di lui in 30 secondi, ti darò la parrucca. Non perderò. La parrucca del fratellone sarà mia. Anche a baia. Comunque, non mi sembra corretto farti gareggiare direttamente. Perché non fai un po' di pratica? Sì, giusto come riscaldamento. Ecco, fammi vedere se la combinazione è esatta. Ecco, no, ok, devo farla al contrario. Ok, devo farlo al contrario, perché ho cambiato giustamente i tasti di annulla con i tasti di conferma, quindi non me la dà come configurazione classica, ma me la dà come configurazione più, diciamo, come la configurazione nuova. Ok, ok, quindi devo fare quadrato, cerchio e X, e non quadrato, X e cerchio. Ok, sei riuscito a fare 14 piegamenti. Vabbè, ora si fa sul serio, via! Tra l'altro, la cosa importante è avere un buon ritmo. Perché? Perché praticamente bisognerà far completare la sequenza, cioè bisogna far completare il movimento a Cloud. Ecco, se non si fa nella maniera corretta, praticamente si perderà tempo e mannaggia alla pupazza. Queste animazioni con questa skin ovviamente mi viene più difficile. È vero che lui è uno scarsone, però... Ecco, lui ha fatto 12 piegamenti e tu 17. Quindi la cosa importante è quella di vincere a prima botta. Se vinciamo a prima botta, otteniamo la parrucca bionda. E la parrucca bionda praticamente ci consente di ottenere 5 punti in più. Però, sei davvero in gamba? Bene, come promesso, ecco a te. Ora dovrebbe darmi la parrucca bionda, giusto? Ok, hai ottenuto la rarità parrucca bionda. La parrucca bionda, così come il vestito di seta, ci permette di guadagnare altri 5 punti in più. Oh, fratellone, non è giusto! Boom! Sta zitto! Smettila di piagnucolare solo perché hai perso. Ciao, Ruben! Che pugno d'acciaio, fratellone! L'ho sentito fin nelle ossa! Ok,
E ora abbiamo scoperto che il fratellone picchia praticamente come Tifa. Bene. Una volta ottenuta la parrucca bionda, potremmo effettivamente già andare da Don Corneo. Perché una volta che noi abbiamo ottenuto il vestito e la parrucca, abbiamo, diciamo, l'equipaggiamento necessario per andare da Don Corneo. Ma come vi ho detto prima, bisogna essere perfezionisti. Per cui, per essere perfezionisti, bisogna ottenere altro equipaggiamento da poter effettivamente sfoggiare nei confronti di Don Corneo. La prima cosa da fare, una volta ottenuta la parrucca e il vestito, è andare al negozio di materie, che ovviamente è l'emporio, il bazar, chiamiamolo così, ok? E parlare con questo tizio, che fino a poco tempo fa non ci avrebbe parlato. Invece adesso, sbloccando il fattore addizionale della quest, ci parlerà. Ehi amico, hai un minuto? Devo parlarti. Da uomo a uomo, si può fare? Ok, sentiamo. Grazie. Davvero, grazie. Scusa, potresti allontanarti un momento? Ecco, Aerith indispettita malamente. Eh? Perché? Aerith. Uffa. Scusa. Allora, il punto è questo. Hai visto il distributore automatico nella locanda? Beh, muoio dalla voglia di sapere che prodotti vende. Ma da quanto ho sentito in giro, non è il caso di chiederlo ad una ragazza. Mi capisci? Eh? Perché non vado io? Ecco, a dirla tutta, ho litigato col proprietario, quindi sarebbe imbarazzante tornarci. Avanti, lo faresti tu per me? Va bene. Grande, grazie mille, conto su di te. Avete finito? Ecco. E ora, la cosa che dobbiamo fare è andare alla locanda. Quindi, andiamo alla locanda, che si trova esattamente qui sotto. Ecco, ehi, voi due, perché non fate un salto qui da noi? Abbiamo dei letti fantastici, doveste provarli. Wink, wink, con l'occhiolino. Ok, benvenuti. Una stanza costa 10 gil a notte. Va bene, restiamo. Oh, deve essere questo. E adesso dobbiamo decidere quale ovviamente comprare. Ovviamente al nostro interessato che cosa interessa? Quello da 200 gil, quindi il più costoso. Sì, fondamentalmente stiamo parlando di preservativi, ragazzi. Fondamentalmente, sì. Il riferimento è abbastanza esplicito. Però, la locanda, ragazzo e ragazza. Grazie mille, tornate a trovarci. Ok, siamo usciti. E ritorniamo dal nostro amichetto a consegnare l'oggetto in questione. Eccomi. Fantastico! Ecco, lei se ne va, perché giustamente se ne deve andare. Uffa! Allora, che c'era lì dentro? Una bevanda stimolante, eh? Quel bastardo ha tra le mani un vero affare. Ma ora gli faccio vedere io. Vabbè, qui è camuffato da bevanda stimolante, ma va bene. Il riferimento era diverso, però giustamente abbiamo dovuto cambiare in corso d'opera, perché... Grazie amico, mi sento più motivato ora. Tieni, prendi questo. Prende un oggetto e ci dà la tiara di diamanti. La tiara di diamanti è un altro oggetto che ci consente di ottenere altri 5 punti. Ok? Quindi è molto importante avere la possibilità di ottenere questi altri 5 punti. Perfetto. A questo punto usciamo e parliamo con questo tizio. A chi entra ora diamo un buono della farmacia in omaggio. Quindi entriamo. Benvenuto, si sieda pure dove preferisce. Beh, ovviamente c'è solo un posto, quindi... gnam, glub. Ok, sediamoci. Ok, mi siedo. Cosa prende? Diciamo che... La scelta del cibo è irrilevante, potete prendere quello che volete. La cosa importante è la risposta che darete dopo al cuoco. In questo caso, piatto del giorno. Pagamento in anticipo, sono 70 gil. Ovviamente noi ce l'abbiamo, senza nessun problema. La ringrazio, aspetti solo un momento. Tra l'altro, la cosa bella da notare è che il piatto
cambia in base a quello che ordinate. Quindi se voi ordinereste in generale il sashimi, che poi in realtà non era sashimi, ma nella versione originale, se non sbaglio, era addirittura sushi, quindi voi potete ordinare addirittura il sushi. E loro vi fanno vedere praticamente proprio le porzioni di sushi. Cioè, è fighissima sta cosa. A questo punto mangiamo. E facciamo... Non era male. Grazie mille, questo è un buono della farmacia. Può scambiarlo con un oggetto alla farmacia qui accanto. Quel buono era l'ultimo, quindi questa promozione è terminata. Torni per partecipare alla nostra prossima promozione. Ok. Ora, se vi ricordate bene, il buono della farmacia noi lo possiamo utilizzare per comprare qualcosa per qualcuno che stava male. Allora, salviamo prima che vengano tradotte anche qua le cose a cazzo e mi secco a rifare tutto. Anche se non credo sia stato tradotto in maniera diversa, anche perché non puoi tradurlo in maniera diversa. E andiamo nella farmacia. Parliamo col tizio. Ah, se ti serve qualcosa chiedi pure. Oh, hai un buono. Allora scegli un omaggio tra questi. Disinfettante, deodorante, digestivo. Oh, almeno qui sono stati tradotti correttamente. In questo caso la cosa che ci serve a noi ovviamente è il digestivo. Ecco a te. Hai ottenuto la rarità digestivo. Ovviamente vi ricordate la donna che praticamente si trovava in bagno all'interno del ristorante e che vomitava e che stava male. Quindi adesso che abbiamo il digestivo possiamo aiutarla e quindi possiamo permetterle di riprendere un attimo di fiato, no? E aiutare anche il povero tizio che si sta letteralmente cagando addosso da mezz'ora. Eh? Che stai facendo? Non aprire, dannazione. Che diavolo vuoi? Ecco. Tieni, prova con questo. Eh? Sul serio? Grazie mille, davvero. Oh, ora va meglio. Tieni, e grazie ancora. Abbiamo ottenuto un'ennesima rarità, ovvero la colonia sexy. Anche la colonia sexy praticamente ci darà altri 5 punti. Quindi in totale siamo già arrivati a 20 punti complessivi per Cloud. Siamo praticamente delle macchine da conquista, fondamentalmente, perché abbiamo il vestito di seta, la parrucca bionda, la tiara di diamanti e la colonia sexy. Ma non è finita qui, perché possiamo essere ancora più perfetti. Vi ricordate che cosa vi ho detto? Vi ho detto che i punti massimi da poter ottenere con Cloud erano 23. Quindi ci servono altri 3 punti, di cui uno lo si ottiene con l'indumento sexy che si otterrà all'interno dell'ONB e gli altri 2 punti saranno randomici, perché potremmo ottenere 2 punti o un punto solo in base al suono che sentiremo in una determinata fase di gioco. E adesso vi spiegherò quale. Ok, in questo caso la nostra donna sexy esce e il nostro tizio finalmente può andare in bagno. E tra l'altro è una bella donna con i capelli lunghi, rossi, portati di lato, sexy. Ops! Ecco, e il tizio si sta finalmente pisciando ed è contento. Ok, una volta fatto questo, dobbiamo tornare indietro. Ovviamente già i punti che abbiamo a disposizione sono più che sufficienti per farci scegliere da corneo. Ma noi dobbiamo fare le cose in grande, dobbiamo fare le cose perfette. Quindi riparliamo col tizio. Niente, non riesco proprio a decidermi. Tieni, prendi questa, ti servirà se vorrai entrare. E abbiamo la tessera del socio. A questo punto, avendo la tessera, possiamo entrare. Ah, è una tessera di socio quella che vedo brillare nella tua mano? Prego, entra pure. Ecco. E ora tutti quanti che si fiondano praticamente su Aerith. Qui dentro c'è qualcosa di vitale per il travestimento, ne sono sicuro. Ecco, Cloud. Quella sarebbe la scusa che usi di solito? Ecco, vado. Aerith, che è comunque gelosa senza un apparente motivo, tra l'altro. Signore, col cuoricino, presto, presto. Ecco, già subito pronto ad ammiccarmi palesemente. Scelga pure una stanza. Che tipo strano. Beh, come tutti qui del resto. Ecco, ora le stanze che noi effettivamente possiamo scegliere sono queste qua, che abbiamo praticamente a sinistra e a destra. C'è un'altra stanza che possiamo scegliere, che è questa al centro.
Fondamentalmente queste due stanze non si possono scegliere, come potete vedere non hanno la possibilità di avere la freccia rossa. Però, se volete interagire con queste porte, ci sono dei dialoghi speciali che potrete ascoltare e che potrete sentire. Sono delle cose totalmente opzionali, che io ovviamente non starò qui a farvi sentire, perché sinceramente non ne reputo, cioè non reputo necessaria l'interazione con queste porte. Però la cosa che reputo necessaria farvi vedere è la stanza in alto. La stanza in alto, come potete vedere, ha a che fare con le ballerine di questo locale. È come se fosse una sorta di spogliatoio, sala trucco, possiamo dire, no? E quindi sarà molto importante per quanto riguarderà il nostro personaggio, perché parliamo con lei. Oh, non riesco proprio a perdere peso. Oh cielo, signore, non può entrare qui. Tra l'altro, guardate che belli modelli delle apette. Un cliente pervertito. Ah, la smetta, per favore. Frush, frush, frush. Oddio, un altro di quei clienti. Il classico indelicato. Vi basterà ignorarlo. Puff, puff, puff. Non sa proprio stare al suo posto questo. Che miserabile, devo ignorarlo completamente. Tap, tap, tap. Cielo, che tipo insistente. Avanti, sparisci, sembri un cane randagio. Ma sì, lo chiamerò cucciolo. Pat, pat, pat. Che faccio adesso? Non sarà mica uno stalker, vero? E se mi tendesse un agguato sulla strada per casa? Ma no, non lo farai, non è vero, cucciolo? Flush, flush, flush. Non vorrà mica rimorchiarmi. Oddio, mi fa venire la nausea. E i suoi occhi sono così strani. Ah, però è sempre meglio non ferire i sentimenti di quelli come lui. Mi limiterò a dirgli ciao. Ciao! Bel tempo oggi, non è vero? Mi presento. Ora che ci penso, non mi sono ancora presentato. Mi chiamo Cloud, sono un tuttofare. Oh, che bello, benvenuto Cloud. Ma chi ha questo? Si è subito gasato. Si comporta come un cagnolino. Ci ho proprio preso chiamandolo cucciolo. Va bene, possiamo andare per il momento. A questo punto, ecco, signore, presto, presto. Ok, dobbiamo fare la nostra scelta. La scelta qui è abbastanza particolare, perché abbiamo due stanze. In queste due stanze ci saranno due animazioni diverse. E in base alla stanza che ovviamente scegliamo, ci sarà una ricompensa diversa. La ricompensa qui, ovviamente da ottenere da perfezionista, si trova nella stanza in alto a sinistra. Mentre invece nella stanza in basso a sinistra avremo un altro oggetto. Fermati, ti prego, non posso fermarmi, devo andare avanti, mi dispiace. Per quanto riguarda le ricompense, qui però c'è una piccola parentesi che ovviamente voglio aprire. Forse non tutti lo sanno, ma esiste, o per meglio dire, esisteva fondamentalmente nel codice di gioco un oggetto, o per meglio dire, esistevano degli oggetti in particolare che permettevano a Cloud di ottenere molti più punti rispetto a quelli che effettivamente necessitavano per essere scelti da Corneo. Questi punti potevano essere ottenuti ovviamente nella stanza in basso a sinistra. Nella stanza in basso a sinistra, se dovessimo scegliere ovviamente quella stanza, riceveremo uno slip dei bikini, che inizialmente valeva 5 punti. Ebbene sì, lo slip del bikini che si otteneva nell'animazione in basso a sinistra ci permetteva di ottenere 5 punti, mentre invece nella release ufficiale del gioco vale 0. Quindi se io tecnicamente dovessi andare nella stanza in basso a sinistra, otterrei lo slip dei bikini, ma mi varrebbe 0 punti. Quindi sarebbe un accessorio che possiamo prendere per Cloud, ma che non avrebbe nessun valore aggiunto alla nostra side quest. Mentre invece l'animazione che si otterrebbe in alto a sinistra ci permette di ottenere la lingerie. La lingerie invece nella build ufficiale del gioco vale un punto. Quindi noi tecnicamente riusciremo ad arrivare a 21 punti con gli oggetti che abbiamo acquisito fino a questo momento. Inoltre c'è anche un altro
oggetto segreto che si sarebbe potuto ottenere all'interno della casa di Don Corneo. Era una stanza che tecnicamente era accessibile nella vecchia build del gioco, e anche quell'oggetto, che se non sbaglio dovrebbero essere addirittura le mutande di Pizzo, se non mi ricordo male dovrebbero essere le mutande di Pizzo, che praticamente davano altri 5 punti. Questa stanza di Don Corneo e tecnicamente quest'altro oggetto sono stati rimossi dalla build ufficiale, quindi non avremo la possibilità di poterli ottenere. L'unico oggetto che potremo ottenere sarà la lingerie, ed è per questo che vi ho detto che otterremo soltanto 23 come punti massimi, perché altrimenti sarebbero stati addirittura 33. Mentre invece levando questi oggetti, purtroppo non riusciamo ad arrivare a quella cifra. Ora, la lingerie darà un punto. Gli altri due punti, come vi stavo dicendo prima, saranno randomici. Perché? Se torneremo nella stanza delle api, o per meglio dire delle ballerine che si stavano truccando, avremo la possibilità di farci truccare. Il trucco, in questo caso, avrà un bonus aggiuntivo di uno o due punti, in base al suono che sentiremo alla fine del trucco. Se il suono sarà positivo, avremo ottenuto 2 punti e quindi di conseguenza avremo raggiunto il punteggio massimo, ovvero 23. Se invece sentiremo un suono un po' più fastidioso, non avremo raggiunto il massimo e avremo raggiunto 22. La cosa ovviamente è ininfluente, perché l'importante è quella di superare i 20 punti. Quindi nel momento in cui noi supereremo i 20 punti, abbiamo già la perfezione per quanto riguarda Cloud. Quindi entriamo nella stanza in alto a sinistra. Sì, scelgo questa. È sicuro, non farmi ripetere. Non si arrabbi, la prego, aiuto. Deve essere un tipo violento. Perfetto, e abbiamo scelto la nostra porta. Dopo di lei. Ora qui avremo un'animazione meno divertente rispetto a quella che avremmo ottenuto in basso a sinistra, perché l'animazione in basso a sinistra sarebbe stata decisamente più divertente, dove Cloud praticamente sarebbe stato circondato da uomini e avrebbe fatto un bagnetto particolare insieme a diversi uomini che poi ci avrebbero permesso di ottenere il pezzo di sotto del bikini, che vi ricordo non avere nessun punteggio. Mentre invece qui avremo una sezione particolare del ricordo di Cloud. Eh? Tu? Che ci fai qui? È quello che vorrei chiedere a te. Ti sembra il momento di perdere tempo in questo modo? Credi davvero di poter risolvere tutti i tuoi problemi semplicemente pensandoci su? No, non era meglio quello. Per la Perfect, no. Oh no, signore! Aiuto, presto, qualcuno mi aiuti! Ecco, e ora c'è l'animazione. L'avrei capito ormai. E non cambierà mai niente se continui ad osservare gli eventi tenendoti a distanza. Di cosa stai parlando? Ehi, si è mosso! Cosa? Vegliati! Squish, squish, squish! Squish, squish, squish! Tum, 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 tum. Poink, poink, squish. I PV e PM sono stati ripristinati. Svegliati! Svegliati! Lo sto prendendo a schiaffi. Ecco qua. Phew! Che sollievo. Giovanotto, sei svenuto? No, no. Non va bene essere così tesi. Eh? Dicono che la giovinezza sia lunga, ma in realtà dura pochissimo. Beh, stammi bene. Devo andare ora. Bye bye. Ecco qua. Perfetto. Ora parliamo con la ragazza. Sono desolata, ma non ci pensi troppo. Abbiamo tutti i nostri problemi. Questa è per il disturbo. La tenga da conto. Abbiamo ottenuto la lingerie. La lingerie ci permette di ottenere quel punto che già ci permette di superare i 20, quindi arriviamo già a 21. Se avessimo scelto la stanza di sotto sarebbe stato decisamente diverso. Una sottoveste? Per me? E che diavolo dovrei farci? Puoi farci tanto con questa, Cloud.
A questo punto ritorniamo qua sopra e riparliamo con le nostre apette. Oh, non riesco proprio a perdere peso. Oh cielo, signore, non può entrare qui. E riparliamo con quella che si stava truccando. Se devo travestirmi da donna, dovrò prepararmi come si deve. Potrei farmi truccare qui. Mi faccio truccare. Ho bisogno di un favore. Non è che potreste truccare anche me? Puff, 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 puff. Oh. Abbiamo ottenuto il Doom. Mi sa che non abbiamo ottenuto un buon punteggio. Vabbè. Vabbè, ok. Niente, niente. Oh, signore, stiamo per chiudere. Faccia attenzione a non dimenticare i suoi effetti personali. Ecco, questo è un reminder che praticamente ci ha permesso di capire effettivamente quello che dovevamo fare là dentro. Quindi andare a prendere la lingerie qualora non l'avessimo presa all'interno della stanza. Quindi non si dimentichi i suoi effetti personali. Noi però non abbiamo bisogno di prendere nulla, quindi ci sta. Sì, sì, ragazzi, si trovano le scene su YouTube, non è quello il fatto. Allora, volendo ve la posso far vedere la scena. Ora salvo, ricarico e vi faccio vedere la scena se proprio la volete vedere. Ma non è quello il problema. Anch'io volevo un fiore. Anch'io volevo un fiore, ma divento sempre nervoso quando mi trovo di fronte a una bella ragazza. Ehi, Cloud! Ecco, tutti quanti che se ne sono scappati. E ora sentite che cosa ha combinato Aerith nel frattempo. Ho chiesto a Aerith di uscire con me. Neanche se avessi 1 milione di kill, mi ha risposto. E un fiore l'ho pagato 300 kill. È piuttosto brava negli affari, devo riconoscerlo. Ho comprato un bellissimo fiore da Aerith. 500 kill. Un po' caro magari, ma almeno ora so il suo nome. Ne è valsa la pena. Cioè, ha venduto i fiori a 300 e 500 kill rispettivamente a due persone diverse. Aerith, grazie per questo fiore. Solo un kill, lo custodirò gelosamente, lo farò pressare e lo terrò come portafortuna. Mentre invece Johnny un solo kill. Cioè, avete visto cosa è riuscita a combinare Aerith nel frattempo? Cioè, diabolica, letteralmente diabolica. Ok, salviamo a questo punto. Allora, salviamo da un'altra parte, così dopo, a fine live, facciamo l'extra e vi faccio vedere anche la scena, ok? Vi faccio vedere la scena con il bagnetto tutti quanti insieme. Ok, a questo punto, che abbiamo ottenuto tutto, cosa dobbiamo fare? Ovviamente ci possiamo vestire e possiamo andare ad incontrare il Don. Ora è tutto. Vai a vedere come ti sta. Ok, a questo punto entriamo nella cabina armadio. Stai andando a cambiarti? Sono pronto. Adesso siamo pronti, perché abbiamo veramente tutto. Eccolo là. È bello. Wow. Cioè, tra l'altro tutto pompato. Cioè, guardatelo che gli hanno fatto praticamente il fisico pompato, però col vestito carino. Cioè, stupenda, stupenda. La muscle waifu dei nostri sogni, praticamente. Wow, questo potrebbe diventare un nuovo business per noi. Sì, dobbiamo decisamente provare. Ci avete mostrato qualcosa di nuovo, riaccendendo lo spirito di mio padre per il lavoro. Considerate il vestito un omaggio per ringraziarvi di quello che avete fatto. Cammina con grazia, Miss Cloud. Che significa con grazia? Che carina che sei, Miss Cloud. Ora è adorabile. Non ne avete uno che starebbe bene anche a me? Che ne pensa di questo? Ma no, questo è meglio. Papà, ma che stai dicendo? Cosa? Questo è decisamente meglio. Ok, credo che prenderò questo qui. Eh? Vado a cambiarmi, eh? E ha preso il vestito e si va a cambiare. Cioè, proprio così, tranquilla. Non sbirciate. Come per dire, dai, sbirciatemi. Cioè, proprio palesemente. Eccola. Allora, come sto? Madonna, le hanno fatto le tette enormi con sto vestito. Non ce le ha così grosse, Aerith. Oh, non sei divertente.
Ok. E adesso possiamo uscire. Tra l'altro guardate che figo Cloud, tutto pompato. E tra l'altro ci possiamo muovere con questa skin. Fantastico. Tra l'altro, piccola curiosità, se provate ad uscire, guardate che succede. Che c'è, Aerith? Come che c'è? Vuoi andartene in giro vestito così? Cioè, per me non è un problema, però... Ah, giusto. Tieni duro, ok? Sei adorabile, Miss Cloud. Piccola gag per farti capire che ovviamente non puoi uscire al momento dalla zona. Quindi salviamo in un altro slot ancora. Anzi no, posso salvare direttamente... No, salviamo qua, meglio. Ok, e a questo punto possiamo andare direttamente da... veramente da Don Corneo. Con la nostra Miss Cloud e la nostra Miss Aerith nel pieno delle loro... nel pieno della loro bellezza. Fabulous. Ecco qua. Oh, niente male davvero la tua amica. Entrate, entrate. Cloud che passa per... vabbè. Due bellezze in arrivo. Non so come faccia a camuffarsi Cloud in questa...